le chiedo che impressione ha avuto del discorso di Enrico Letta e soprattutto se ci aiuta ad entrare un po' dentro quei provvedimenti che sono stati detti sulla base dei soldi a disposizione, dei numeri che ci sono. Ma guardi, qui mi sembra che ci sia in primo luogo un problema di impostazione, nel senso che nel suo intervento il presidente Letta ha commesso un errore logico, che è peraltro piuttosto diffuso, ma che resta un errore. Letta ha dichiarato che bisognerà mantenere il pareggio di bilancio tra entrate e uscite dello Stato, perché altrimenti, lui dice, i mercati ci puniranno con un aumento dei tassi di interesse e quindi poi con l'esigenza di dover pagare una spesa per interessi sempre più alta. Ecco, forse il Premier Letta e molti altri con lui dovrebbero prendere atto una buona volta del fatto che in realtà noi abbiamo ormai evidenze chiarissime, riconosciute peraltro dalle istituzioni internazionali, che ci dicono che in realtà i tassi di interesse non seguono l'andamento delle politiche di austerità e non sono più bassi o più alti a seconda delle politiche di austerità. In realtà i tassi di interesse seguono le decisioni di politica monetaria e soprattutto in Europa seguono la disponibilità o meno della Banca Centrale Europea a proteggere l'Unione dagli attacchi speculativi. Ecco, forse dovremmo chiarirci una buona volta che non è che attraverso le politiche di austerità noi riusciamo a tenere i tassi di interesse bassi. Del resto, se fosse stato così, noi non avremmo registrato all'epoca dell'insediamento del governo Monti, con le politiche tremende e restrittive che il governo impose all'epoca, noi non avremmo registrato la pesantissima crescita dei tassi di interesse che avemmo tra marzo e luglio del 2012. Quindi però Brancaccio, è che oggi Letta ha fatto un discorso dove ha snocciolato una serie di provvedimenti esodati, redditi d'assistenza, chiamiamolo così, via l'IMU, via l'IVA, cioè via l'aumento dell'IVA ovviamente, la rifinanziamento della cassa integrazione, eccetera, per cui dal suo stesso partito e ad esempio gli hanno chiesto, ma dove pensate di prenderli i soldi, di fare altri tagli alle spese pubbliche tipo sanità, ticket, eccetera? Ma infatti qui veniamo ai nodi reali, perché nel momento in cui si elabora una lista di misure fiscali piuttosto significativa, perché se dobbiamo stare alla lettera delle dichiarazioni di Letta, noi ci troviamo di fronte ad una riduzione delle entrate fiscali molto significativa, dall'IMU al blocco dell'aumento dell'IVA fino alla riduzione delle tasse sul lavoro dipendente e così via dicendo, per non parlare del reddito minimo. In realtà ci troviamo di fronte a delle cifre che è francamente difficile immaginare poter poi compensare con tagli di spesa pubblica, a meno di non entrare in una spirale recessiva francamente ancora più violenta di quella che ha caratterizzato il governo Monti. Ed allora a me sembra che l'unica strada, l'unica opzione sia quella di immaginare che un Letta e un Saccomanni, l'attuale ministro dell'economia, si presentino a Bruxelles con una strategia di intervento alle trattative di Bruxelles di tale portata da poter ottenere non un mero piccolo ritocco del patto di stabilità, ma in realtà con una richiesta di riformulazione complessiva di quel patto. Ecco, io mi permetto, dopo la delusione di Monti, perché Monti era andato in Europa e credevamo tutti che avrebbe modificato il quadro europeo, ecco, mi permetto di nutrire francamente qualche riserva nei confronti della capacità e della forza di intervento di Letta e di Saccomanni nella modifica degli assetti europei. La Spagna però intanto qualcosina ha ottenuto, almeno una proroga di un paio d'anni per quello che riguarda
il suo deficit, c'è la possibilità che anche l'Italia possa a questo punto avere condizioni un po' più morbide? Ma guardi, se si trattasse di un problema di ottenimento di qualche margine in più, magari potremmo anche essere un pochino più ottimisti. Il problema tuttavia è che noi stiamo registrando l'ennesima pesantissima caduta del prodotto interno lordo. Una caduta del prodotto interno lordo che sta facendo crescere i livelli di disoccupazione ad un punto tale che noi ormai abbiamo un solo termine storico di paragone, che è la grande depressione degli anni 30. Ecco, io francamente in queste condizioni, in uno scenario simile, parlare di margini o di ritocchi mi sembra a dir poco insufficiente. Ed è in questo senso che io nutro qualche dubbio, qualche perplessità, poi magari spero sempre di essere smentito, ma in tutta franchezza un primo ministro che, come sappiamo, è un sostenitore accanito dell'euro e dell'assetto della zona euro, ed un ministro dell'economia proveniente da Banca Italia che si è speso in tutti questi mesi per difendere le politiche stesse di austerità. Ecco, io mi auguro che questi nostri rappresentanti politici realizzino una rivoluzione copernicana, in primo luogo nelle loro menti e poi successivamente ai tavoli. Però, in tutta franchezza, come dire, lascio in sospeso la mia valutazione e la mia previsione. Si dovrà ricorrere a un'altra manovra? Ah, guardi, se cominciamo con l'intervenire con un'altra manovra, partiamo con il piede sbagliatissimo. Di manovre cosiddette correttive, che poi in realtà deprimono ulteriormente l'economia, abbattono i redditi e di conseguenza rendono più difficile il rimborso dei debiti, non più facili, di manovre del genere ne abbiamo già avuto abbastanza. E c'è anche un problema poi per tornare su quell'aspetto che sarà uno dei primi da dirimere tra PD e PDL che l'IMU, perché i sindaci già hanno detto attenzione un attimo a far saltare la data di giugno, perché poi già è saltata la TARES, la tassa sui rifiuti, rischiamo noi a quel punto di non avere più una lira in cassa. Sì, ma infatti qui sta verificandosi nel rapporto tra Stato ed enti locali una disputa e una controversia, uno scontro che in qualche modo riflette, sia pure su scala minore, lo scontro che sta avvenendo tra le istituzioni europee e gli stati nazionali in difficoltà. Come vediamo, la crisi è appunto di carattere sistemico e quindi ovviamente quelle contraddizioni che partono dal centro poi finiscono per ripercuotersi anche nei rapporti alla periferia. È per questo che ritocchi e aggiustamenti al margine assolutamente a questo punto non bastano. Emiliano Brancaccio, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi.